Lunghe file da piena emergenza e 400 tamponi al giorno, grazie al lavoro dei volontari della Croce Rossa e dei medici dell'ASP, è stato allestito il secondo drive tamponi in città nel piazzale dietro il Palacarelli. Due medici e tre operatori della Croce Rossa a servizio dei cittadini dalle 9 alle 18. Il drive allestito in via degli Orti fa servizio esclusivamente per i positivi da conclamare coloro i quali hanno fatto un tampone fai da te e sono risultati positivi. Coloro che devono fare un tampone di controllo per fine quarantena. Mentre il drive del Sant'Elia per tutte le altre circostanze per le quali è necessario effettuare un tampone. Intanto scattato l'obbligo vaccinale per chi ha 50 anni, già da due giorni sono aumentate le prime dosi, così come ci racconta ai nostri microfoni responsabile dell'emergenza Covid per la provincia, il dottore Benedetto Trobbia. Oltre 400 tamponi siamo arrivati, in media abbiamo 80 utenti, 80 pazienti positivi per giorno. Per fortuna stanno aumentando anche le somministrazioni delle prime dosi. Nell'ultima settimana abbiamo effettuato in provincia di Caltanissetta 1567 prime dosi. Questo è un traguardo che dobbiamo pubblicizzare, dobbiamo incentivare soprattutto la somministrazione appunto delle prime dosi, ancorché fondamentale rimane la somministrazione anche delle terze dosi.